Abbiamo cominciato a registrare la commissione, dunque, ricominciamo, riprendiamo la trattazione. E riprendiamola, visto che c'è Fabrizio Cinquini, dalle ultime paio di schede norma che erano ancora da revisionare, che avevamo lasciato in sospeso nella prima trattazione, che vanno appunto revisionate. Dopodiché si procede con le cartografiche. Eravamo intorno alla 70, mi pare, forse qualcosa meno. Fabrizio, riprendiamo un po' il filo. Allora, erano rimaste in sospeso per gli aspetti tecnici tre questioni. Una che era questa, era la TR 37, che è quella TR che prevede la demolizione del box a Santa Lucia e un intervento a Capezzano. Abbiamo riguardato il verbale, poi Antonella, se volete, ve lo condivide. E il verbale sostanzialmente a cui eravamo arrivato partiva da tre questioni. La prima, che era condivisa da tutti, di evitare che l'intervento andasse troppo oltre le possibilità che lo stesso avrebbe rimanendo zona B3, però tenendo conto, come se giustamente aveva fatto segnalare Alberto, che qui la consistenza dei manufatti, presupposto che siano tutti condonati, visto che sono accatastati, è molto grande, quindi comunque c'è una capacità di trasformazione anche stando in zona B3 non secondaria. Allora, una prima ipotesi era quella di dire, quindi controlliamo questo aspetto e evitiamo che ci sia un'eccessiva trasformazione, ragionando anche eventualmente di ampliamento sull'edificio esistente. Sulla base del quale però io avevo segnalato che costruire una norma che a me, che una scheda norma che consente un ampliamento su una zona che invece è B3 è tecnicamente, diciamo, difficilmente eseguibile e anche difficilmente controllabile, anche in ragione del fatto che in realtà noi poi appunto la consistenza definitiva di queste unità edilizie non l'avevamo. E alla fine quindi avevo proposto, anche sulla base del suggerimento di Alberto, di dire che cosa si prevede: la sostituzione edilizia di tutto quello che è in questo lotto, escludo il fabbricato principale, cioè deve essere demolito tutte le baracche, tutti i fabbricati che ci sono qui, e deve essere ugualmente demolito tutto quello che è a Santa Lucia, a carico e spese del proponente, e quello che può essere ricostruito è un'unica sola unità immobiliare, no? Che appunto elimina tutto quello che c'è e che sta dentro questo lotto, no? E la cosa che era stata chiesta è di valutare più o meno la dimensione commisurata di questa unità, che noi avevamo valutato in questa scheda intorno quindi un'abitazione di 100 metri quadri con altezza 7,50 m, tenendo conto che quello che noi gli chiediamo a Santa Lucia non è lo spazio fisico solo del manufatto che viene demolito, che è 15 metri quadrati, ma noi gli chiediamo 200 metri quadrati di cessione. Quindi noi gli chiediamo la cessione dello spazio già pulito del manufatto demolito, ma anche un'area intorno a questo manufatto, che è un pezzo di oliveto, perché domani, che appunto il comune ci voglia fare l'intervento, abbia uno spazio non solo circoscritto a dove è demolito il manufatto, ma che sia leggermente più ampio, per poterci poi eventualmente davvero allargare il parcheggio, eccetera. Quindi quello che gli viene chiesto in cessione, vedete, a Santa Lucia non è 15 metri quadrati, ma è 200 metri quadrati, quindi un pezzo di area più grande, però già ripulita dal manufatto edilizio. Quindi, diciamo, il punto di congiunzione fra la perequazione, come si dice, e il vantaggio pubblico sarebbe che quello che viene ceduto a Santa Lucia non è solo il box, ma è la demolizione del box e un'area che comprende, diciamo, in primis dove c'era il box, ma comunque più ampia. Domani, se il comune vuole fare un muro di sostegno, vuole ampliare il parcheggio, eccetera, ha lo spazio per poterlo fare. Quello che gli viene concesso di ricostruire è complessivamente, demolendo tutto quello che c'è a Capezzano e tutto quello che E ovviamente quello che demolisce a Santa Lucia è la ricostruzione di un unico immobile di 100 metri quadrati. Dopodiché, se riteniamo che 100 metri quadrati, questo ha il vantaggio, diciamo, che evita di dover fare tutto un arzigogolo normativo sul concetto di ampliamento dentro una zona B3, che va sicuro, io non saprei da che parte fare per costruirla. Invece questa cosa, come dire, rende limpida e lineare l'operazione. Se poi riteniamo che 100 metri quadrati
siano troppi o siano pochi, da spostarlo a 90, 80, 110, 120, la questione cambia di poco. Ricordo che Alberto, dalla misura che aveva fatto, risultava che tutti quei manufatti lì, nel loro complesso, erano oltre, ben oltre 100 metri quadrati, no? Già da misura catastale. Quindi, secondo me, siamo in una dimensione che è un vantaggio per il privato, perché ovviamente da manufatti che sono tutti accessori e precari si ritrova un manufatto definitivo, residenziale, ma che non è eccessivo rispetto alle consistenze edilizie che ha e che avrebbe potuto accorpare. L'unico vantaggio che c'ha è che invece di poterle accorpare, in questo caso lo può rendere indipendente, ma con un'unica unità. Questo mi sembrava che fosse un punto, diciamo, di arrivo che mette insieme tutte le diverse sfaccettature del verbale che sono in conferenza. E l'altra cosa importante è questa che ci dobbiamo ricordare, che quello che viene regalato, ceduto al comune, non è i 15 metri quadrati in manufatto, ma un'area più ampia, cioè 200 metri, cioè una fascia, diciamo, lungo strada dove il comune per ora si trova, diciamo, solo il manufatto demolito e quindi un fisiologico allargamento del parcheggio che già c'è, ma domani il comune può anche intervenire per fare altre cose anche più importanti, ampliare la viabilità, allargare il parcheggio di più perché gli viene chiesto di più anche un pezzo di oliveto, ok? Fabrizio, Bene, prima, grazie. scusa Jacopo, prima di dare la parola ad Alberto, che ho visto che l'ha chiesta, volevo fissare un concetto, perché riascoltando Fabrizio, diciamo, mi è rivenuta alla mente la discussione che si fece. Volevo fissare questo concetto. Lui, essendo nella zona B3, avrebbe potuto accorpare tutti questi manufatti e fare un cambio d'uso residenziale legato alla prima casa, sì o no? Perché mi pare che noi avevamo concluso quella discussione focalizzando che il vero vantaggio che aveva era non tanto il cambio d'uso residenziale, ma quanto il fatto che sarebbe stato un cambio d'uso senza il limite della prima casa. Sì, È esatto. così? Sì. Ok. Allora, tanto buongiorno a tutti. Direi sì, ho ripercorso il ragionamento che ha illustrato Fabrizio e mi ritrovo nei concetti che lui ha espresso. 200 metri quadri, ok, demolizione a cura e spese, ok. L'atterraggio però, visto che non è da poco, non è ininfluente la possibilità di creare una nuova unità immobiliare, sempre e comunque fatto salvo la legittimità di quanto esistente, che non è che se c'ha lui a prescindere fa la superficie che decidiamo, fatto salvo la consistenza e comunque in una misura non massima io proporrei di 80 metri quadri. Perché anche se la facesse su due piani, comunque consente nella progettazione di avere tutti gli spazi vitali necessari per avere i requisiti per poter essere definita civile abitazione. Quindi, riepilogando, 200 metri quadri vengono ceduti, demolizione dei manufatti esistenti a Santa Lucia, si va all'atterraggio di Capezzano, si demolisce tutto quello che è esistente e se la parte legittima raggiunge gli 80 metri quadri, si fa 80. Se sono 110, si fa 80. Se i legittimi sono 60 metri quadri, 65, lui farà nella misura massima della superficie edificata esistente concorrente al raggiungimento, fino a 80 metri quadri. Quindi, per gli altri commissari, se avesse anche 200 metri quadri abusivi, lui non ci fa niente. Se ha 200 metri quadri e i legittimi sono 60 metri quadri, se li soddisfano per fare l'abitazione, fa 60 metri quadri. Questo è quello che io penso sia congruo. Grazie. Qualcun altro? Dopo intervengo io. Allora, Riccardo. intervieni te. Ah, dopo. Ah, intanto magari te sei più preciso di me. Vieni pure. No, volevo fare una verifica un momento, vai pure. Ah, no, niente. Io mi ritrovo nel ragionamento di Alberto.
Ora, io volevo vederlo anche calato nella realtà dove si va ad edificare questo fabbricato di Accapezzano. Perché sì, quello che dice Cinquini, Fabrizio, è giusto, 200 metri, ma 200 metri che non ci si fa niente. Cioè, non è che demolisce un manufatto. Lassù è una baracca di lamiera, se mi ricordo io. È una baracca di lamiera, leva la baracca di lamiera e poi tutto scosceso. Lì non ci si farà mai niente, no? Appena spendere delle centinaia di migliaia di euro. Quindi diciamo che non serve a niente, a noi non ci serve a niente, forse da un punto di vista di panorama e tutto, di abbellimento ci mancherebbe altro, però non è che è lui che fa un favore a noi, ecco, un favore diciamo che fra virgolette. Quindi, voglio dire, quello che ha detto Alberto è più che giusto. Lui toglie questo fabbricato in lamiera, il resto dei 200 metri non servono a niente, si abbellisce una zona e lui in cambio ha quello che può costruire, non di più, sono d'accordo anch'io, però voglio anche vedere dov'è che si va a costruire. In questo buco qui, questo che vedete qui, questo dove ci sono tutte Dov'è? separate, te lo sto facendo vedere ora, Riccardo, vedi? No, ma ho capito. Qual è il terreno? Il lotto, scusa. Ah, Dove, dove? vedi ci sono queste baracche qui, il lotto è questo qui. Se volete possiamo restringere il lotto, ma insomma è questo lotto qui dove ci sono tutte queste baracche qui. Ah, ce n'è una, due, tre di baracche, sono quelle lì? Sono questa. Questa, questa e questa. Che poi non c'è nulla di muratura lì, tutte baracche. Questo non andrebbe, bisognerebbe andare sul posto, fare un sopralluogo. Comunque, queste sicuramente sono di muratura. Queste qua non lo so, non lo Vali? so. Queste qua. Ah, ok. Queste. Qui magari mezzo e mezzo sarà, questo, ecco, però. Presumo sia, non lo so, via, ora non lo so, vai. Comunque io Comunque, sono d'accordo con il. ridurre diciamo, il dimensionamento a 80 ovviamente non è un problema. Quindi se la commissione ritiene che 100 sia troppo, va fatto 80, tecnicamente a noi cambia poco, ecco, diciamo. Ma Fabri, sei sicuro che è qua lì la zona? Ho un lapsus io, non è davanti alla Sarzanese? No, no, è qui, è questo qui. Guardiamo un po' la scheda norma allora, ritorniamo di là un secondo, perché allora ho io qualcosa nella. Vai, vai, scusa, avevo un'altra testa, va bene, scusa. Davanti alla Sardanese no, Alberto, forse te ne confondi con un'altra. Ma Eh sì, no, mi confondo con un'altra cosa, va bene, va bene, va bene. 80 per noi tecnicamente non cambia nulla, quindi se ritenete che 80 sia più commisurato, mettiamo 80. Allora, ascolta, io volevo di questo. Mi sembra che nella relazione che hai fatto all'inizio siano compresi tutti gli aspetti, no? Tenuto conto anche del fatto che la proposta arriva su un'area che ci può consentire nel tempo, in termini pubblici, di valutare per bene qual è la potenzialità di quell'area. Bisogna parlarci chiaro, cioè è chiaro che non abbiamo a disposizione un'area immediatamente pronta all'uso, non è la migliore collocazione per qualsiasi tipo di funzione pubblica richiesta dalla frazione di Santa Lucia, ma tutti ne dobbiamo essere consapevoli e non è colpa di nessuno. Siamo in un contesto in cui purtroppo le limitatezze legate a come è fatta quella frazione e alle necessità che ci sono impongono per forza delle opere un pochino più invasive o comunque, come dire, di trovare una soluzione che non sempre è quella che ottimamente vorremmo, quindi anche un po' di compromesso. Mi sembra però che, allora, rispetto all'ipotesi iniziale, il beneficio sia piuttosto commisurato, nel senso che il risultato lo otteniamo in fondo anche a Capezzano o nel lotto di atterraggio, dove in buona sostanza gli diciamo al privato che deve rinunciare a una serie di supervisioni e di situazioni che nel tempo ha interposto a quella situazione di lotto interno e che comunque costituiscono dei volumi o delle aree di cui. Insomma, per quel che conosciamo, dimostra di servirsene. Quindi in realtà c'è una condizionalità non solo su come noi riteniamo di voler essere interessati alla situazione di Santa Lucia,
ma la poniamo anche su tutto quello che ha generato nel tempo a Capezzano. Il beneficio per il privato che ci cede quell'area e che rinuncia alle superfetazioni e alle trasformazioni più o meno legittime che nel tempo ha posto su quell'area a Capezzano, va, secondo me, almeno in superficie per parametro ridotto. E sono d'accordo con Alberto che quella misura potrebbe essere sufficiente, anche perché comunque, cioè, al di là di quanto è esteso il beneficio, cioè il fatto che è la funzione il grande beneficio di questa operazione per lui, no? Perché realizza 80 metri quadri o 90 quello che sono di una residenza. E quindi, indipendentemente dalle dimensioni, c'è il fatto che può realizzare legittimamente un manufatto che ha una funzione diversa dall'esistente. Quindi, secondo me, la riduzione è più che sostenibile. A 80. Allora, volevo dire qualcosa anch'io. Allora, sono d'accordo con Alberto, nella superficie che dovrà costruire, mi sembra più che giusto 80. L'unica cosa, anch'io ho delle perplessità sul territorio lì a Santa Lucia. Non so se ci potrà venire un parcheggio, cosa potrà venirci, quanto potrà essere utile per il comune. Io in questa scheda qui ci vedo solamente l'unica cosa, una pulizia del territorio da baracche, perché anche laggiù aveva delle baracche, lui ci si fa 80 metri di civile abitazione e aveva delle baracche, capito? E lì a Santa Lucia ho qualche perplessità poi sull'intervento che ci potrà essere fatto, ti dico la verità. Non so per quanto, come dice Riccardo, forse per il panorama, forse per ripulire il territorio, quel pezzetto lì, capito, da quella baracca, però non credo che ci possano venire grandi interventi. Scusate, a beneficio di tutti, vi ricordo che c'è anche un'osservazione di un comitato paesano di Santa Lucia che caldeggia la demolizione di quel manufatto e la riappropriazione pubblica. Quindi è chiaro che ha un costo, cioè, mentre condivido, come dire, la preoccupazione sui potenziali costi di un intervento di sistemazione in quel punto, però sul vantaggio, sulla qualità, diciamo, della paesaggistica, urbanistica di Santa Lucia nella rimozione di quel manufatto, che peraltro sarebbe un'operazione che andrebbe fatta non solo lì, anche a caso, ci sono altre realtà che hanno situazioni così, no? È proprio caldeggiata dal comitato paesano, c'è cioè almeno una ventina di firme di un comitato Ah, ma paesano siamo perché. d'accordo, hai ragione, su quello è È buona. giusto per ripulire, è giusto per ripulire quella Ma striscia di bravo, terreno, è giusto, capito? Per è bello, sì, togliere una ma poi baracca, ecco. peraltro lì del Però parcheggio ce ne sono. scusate, io volevo aggiungere un aspetto. È vero, sicuramente su questo siamo tutti d'accordo, non c'è dubbio. Come siamo anche d'accordo sul fatto che non sarà semplice garantire ulteriori funzioni a quell'area lì. Ma dobbiamo essere anche tutti d'accordo sul fatto che se frazioni come quella hanno bisogno di una funzione come anche minima per accogliere qualche posto macchina, e lo sappiamo quanto sono cari i posti macchina nelle frazioni e nei centri storici formati come quelli di Santa Lucia, allora o troviamo delle alternative o se no non rispondiamo a un bisogno della comunità, nemmeno potenzialmente a livello urbanistico, capito? Allora dico, ragioniamo sulle possibilità che questa scheda norma ci apre in termini di equità, no? Nei confronti della proposta che abbiamo ricevuto per interessamento dei privati e anche della comunità locale attraverso il Comitato Paesano, cercando di ottenere il risultato, che è quello di metterci nella disponibilità, se l'operazione partirà, di valutare cosa è possibile realizzare in quell'area lì. Al momento il boss di Lamiera resta lì, le baracche a Capezzano restano lì. E Santa Lucia, il parcheggio, c'ha quello che ha, e se un naci tira il cappello. Presidente, volevo aggiungere una cosa. 2 domeniche fa, ci sono andato, no? Lì a Santa Lucia, in quel punto, insomma. E diciamo, una delle cose che accade è che se vuoi guardare il panorama che è sotto, no? Quindi insomma, tutta la pianura al mare, te lo puoi fare soltanto dal parcheggio. Cioè, superi le macchine che sono parcheggiate
stai lì in piedi a guardare il panorama. Questo per dire che cosa? Che al di là delle dimensioni, lì c'è un valore di carattere paesaggistico enorme. E quindi anche se non ci dovesse venire un parcheggio, però probabilmente un bel vedere ci viene. E non è poco avere uno spazio che consente a chi vive lì o a chi va a visitare Santa Lucia, a chi si trova a passarci un po' di tempo libero, di godere di questa bellezza. D'altra parte, io vengo dalle frazioni come molti di voi, no? Io sono insomma cresciuto a Ponte Mazzoli e nelle frazioni anche le piccole cose hanno a volte un valore enorme, perché anche le piccole cose ti cambiano a volte il modo di essere in parte di una frazione. Pensate a tutto, non lo voglio aprire qui, ma faccio solo un esempio, pensate a tutta la discussione che c'è stata nell'opinione pubblica di Montemagno su come risistemare l'angolo del paese dopo una volta c'era Leccio, no? Quindi vale quello che diceva Fabrizio sotto il profilo dell'interesse pubblico. Non è un caso che ci siano una ventina di firme, perché è un angolo importante del paese e quindi c'è una sensibilità rispetto alla qualità di quell'angolo. Quindi io credo che una volta trovata la misura perequativa giusta, l'elemento dell'interesse pubblico stia qui. Ma io sono d'accordo, Simone, però ti volevo dire una cosa, ma lui quindi in perequazione, no? A questo punto, perché il parcheggio non si realizza, che lui dà solamente la cessione del terreno e quindi la demolizione di questo manufatto che c'è sopra. Quindi no, non parliamo di parcheggio, ecco, parliamo, ci verrà un bel vedere, appunto, come si diceva. Infatti è quello che stavo dicendo io. Io sono quello che dice Jacopo, in quell'area lì non ha senso, il parcheggio lì non ci verrà mai perché è molto stretto. Ecco, io sono d'accordo con. Riccardo, Scusa, scusa. allora fammi finire poi me lo dici. Io sono d'accordo con quello che dice Simone, che lì ci starebbe bene un bel vedere. Bello, infatti, quello lì potrebbe essere interessante proprio per la costruzione di un bel vedere. E il parcheggio invece potrebbe essere fatto prima, c'è una stradina a sinistra che la prendi e sotto ci sono dei campi, ci vuole un po' di sbancamento, eccetera, ma lì può darsi, è a 50 metri, 40, non è tanto lontano. Allora lì sì, ha un senso il parcheggio, ha un senso andare incontro alle esigenze di chi vi risiede e chi va a visitare Santa Lucia. Ma lì un parcheggio c'entra la macchina. È quello che ti dico io. Quindi acquisirla a bene pubblico per poterlo poi destinare a un bel vedere, ben venga, perché effettivamente è una bella cosa anche per me. Antonella, me la dai il numero dell'osservazione, di questa osservazione? È la 392. Volevo fare un attimo una considerazione, ma aspettate un secondo. Cioè, quello che volevo dire è che è indubbio che. Ripeto, siamo d'accordo sul valore che possa avere quell'area lì. Non è questo il punto. Io mi limito però a dire questo: ci vuole la volontà per fare le cose, siamo d'accordo, ma a me non sembra affatto impossibile che in quell'area lì, con degli interventi significativi, si possa ottenere quella funzione. Ma scusate, ma il parcheggio esistente ce l'ha creato il Padre Eterno o è stato realizzato attraverso delle opere significative di contenimento? Quello che è lì accanto, eh. Quello che è lì accanto. Non è che è Vada a dall'area. rivedere quello che è lì accanto, poi vada a vedere. Vada a No, vedere, non è a sbalzo, vada a vedere. ma nessuno lo deve fare a sbalzo. C'è un'opera di contenimento lì, in Sì, quel ma parcheggio ci accanto. si È può con un'opera di. Google, per favore, su quell'area lì? Andiamoci con Google, poi me lo spieghi. Vai. Però credo, diciamo, che questo tipo di discussione poi possa essere successiva, nel senso che la Sono destinazione d'accordo anch'io. urbanistica, no, dicevo, la destinazione urbanistica consente sia l'allargamento del parcheggio laddove fosse possibile, sia la realizzazione di un bel vedere, Ma diciamo, ci accanto. Colomino. Ci sono andato Però ecco, non perdiamoci di vista, ora. ecco, No, nel senso. vabbè, sono d'accordo, si faceva per fare un'analisi, poi se non se ne parla, vai. Ecco, è quello lì. Dimmi che ci fai lì. Ho capito, ma una sistemazione del terreno con un muro di contenimento e un Ma ha riempimento, quella puoi fare. senso un bel vedere lì, il parcheggio c'è prima, vedi lì a sinistra, c'è una stradina, prendi la stradina, fai 50 metri, ci sono dei terreni, lì lo puoi fare, questa stradina accanto al monumento. Lo vedrà chi si deve mettere Appunto, le
Ma non illudiamo la gente dicendo che lì ci può venire un parcheggio che tanto non ci verrà mai. Siamo realisti, dai. È quello che volevo dire io. Diciamogli che ci viene un bel vedere, ma non parliamo di parcheggio in quel punto lì. Poi se ci viene vi faccio gli applausi. Appunto, infatti. L'ho aggiunto anche nella scheda norma. Quello che state dicendo, non so se avete notato, l'ho già aggiunto anche nella scheda norma. C'ho scritto ovvero di un'area oppure forse. No, ma siamo tutti d'accordo. Come detto, oppure che ovvero in diritto vuol dire... No, ovvero in diritto vuol dire o. Quindi anche ovvero va bene. È più raffinato ovvero, Fabrizio. Va bene, allora, questa era la prima. La seconda questione che era rimasta aperta riguardava l'area a Camaiore dell'ex alluminio Pardini, dove c'era un errore nostro. Quella va discussa tutta, Fabrizio, non si è discussa, mi ricordo. Vabbè, ora io vi dico qual era l'errore nostro e poi voi discutete del resto, no? Confermo, Fabrizio, nel senso che di fronte alle difficoltà di lettura della scheda norma ci siamo proprio fermati, quindi lì forse c'è bisogno proprio di un'illustrazione. Al di là di che tu ci segnali qual è l'errore, abbiamo bisogno anche di vederla, insomma, ecco. Sì, ora non mi ricordo qual è il numero, aspettate, via Fonde, via Radicchi, no. Non la trovo. Ecco, la TR42. Allora, la TR42, diciamo nella fase... Il numero dell'osservazione qual è? Il numero dell'osservazione, ora te lo dico. Te lo dico, la 597. Sì, peraltro ci va aggiunta, sì, 597, ok. Aspettate che ce lo metta anche qui, Allora, in fase di adozione qui l'intervento di rigenerazione urbana, ma tutto dentro quest'area, senza nessuna area di atterraggio. Quindi noi gli davamo tutto il dimensionamento da recupero interno all'area. L'osservante propone invece, per rendere più fattibile sul piano economico, anche qui come nel caso della cartiera Viareggio viene proposto un prospetto del tutto simile, mi sembra che l'osservazione sia fatta proprio con la stessa forma, diciamo, di indagine, quindi viene stimato quanto costano tutte le opere di urbanizzazione e di cessione e la fattibilità, diciamo, della previsione in fase adozione e quindi come può essere migliorata per renderla fattibile sul piano economico. In che modo la richiedono di renderla fattibile sul piano economico? Individuando un'area che non era prevista in fase adozione di atterraggio. No, ascolta, Fabrizio, io non ti capisco quando parli. Io onestamente devi ricominciare perché ti va via, parla più piano, ti va via qualcosa, io riesco a capire quello che dici. Allora, in fase d'adozione tutto l'intervento era interno all'area di Camaiore, no? Quindi il dimensionamento e le misure perequative erano tutte interne all'area di Camaiore e quindi tutto avveniva lì dentro con una norma generale. L'osservante propone un'osservazione fatta proprio in maniera speculare, io penso sia stato lo stesso tecnico perché è proprio fatta uguale a quella della cartiera Viareggio, quindi viene simulato quanto costa tutto l'intervento in fase di adozione, dimostrando, diciamo, che ci manca una fattibilità ancora di natura economica e quindi poi propone di aumentare, diciamo, le potenzialità di trasformazione, in questo caso proponendo, come è stato fatto per la cartiera Viareggio, un'area di atterraggio di eventuali nuove volumetrie al lido di Camaiore, a monte dell'Aurelia, che è quest'area qua che vedete, e chiedendo quindi un aumento di dimensionamento da collocare non a Camaiore, ma appunto al lido di Camaiore. Viene chiesto un aumento di tra i 15 e le 18 unità,
per rendere fattibile l'intervento. Da questo punto di vista, quindi noi abbiamo detto benissimo, quindi allora quei 200 è un errore, perché non, quello che avete voi nel vostro file, perché non è 200 ma è 2000, ci manca uno zero, c'è stato un errore di partitura, che corrisponde all'atterraggio sulla seconda area che abbiamo aggiunto, quella all'indica maggiore, che sono 18 unità. A quel punto però abbiamo leggermente ridimensionato, diciamo, l'intervento H maggiore per renderlo anche meno impattante, diciamo, visto che gli diamo questo enorme, importante premio all'indica maggiore, H maggiore. A quel punto la scheda come si compone? Si compone del fatto che le misure perequative rimangono le stesse, cioè a che maggiore viene ceduto il parcheggio su via Stelvio, molto, molto grande, in funzione, diciamo, dell'accesso al centro storico. Viene realizzata la viabilità di servizio fra via Stelvio e via Fonda. Beh, vengono realizzati poi anche parcheggi su via Fonda, a servizio di via Fonda, e qui viene sostanzialmente realizzato un intervento prevalentemente residenziale, con minime quote commerciali e direzionali, no? Che sono quelle già presenti in fase di adozione, abbiamo ridotto leggermente la quota residenziale. E più all'Lido di Camaiore Scusa viene. Fabrizio, 18 sono lì, ce ne viene 18 lì di residenze. A Camaiore ce ne vengono 40, Ah, all'Lido 18. All'Lido 18. non è piccolo l'intervento, 40 sono tante, No, ma il piccolo è quello al Lido. 18 al Lido. No, la piccola quota è commerciale, perché qui, se vi ricordate, si è già in fase di adozione, lo vedete qui, oltre alla residenza, proprio per lasciare anche un mix di funzioni, ha anche una quota minima parte commerciale e direzionale realizzabile. A Camaiore. Al Lido invece è solo residenziale. D'accordo? Cioè, non so se è chiara a questo punto la modifica. So. Fabrizio, magari leggiamo la perequazione attentamente. Leggiamola proprio. La perequazione è realizzazione e cessione di parcheggio e area di sosta di ampie dimensioni prospiciente via Fonda, con l'incremento d'azione di servizio e l'accessibilità lenta al centro storico. Quello che viene ceduto via Fonda in termini di parcheggi complessivamente sono 5.000 metri fra parcheggi e strade e 2.000 metri di verde. Poi ovviamente c'è anche un minimo di parcheggio al Lido, perché nel momento in cui si fa l'insediamento gli si chiede comunque di realizzare un parcheggio anche al Lido. Poi, realizzazione e cessione di parcheggi e aree di sosta prospicienti via Fonda, di servizi e attrezzature sportive esistenti e al verde attrezzato di progetto, realizzazione di viabilità carrabile di collegamento tra via Steppi e via Fonda, corredata di percorso ciclopedonale, da ubicarsi preferibilmente nella menta reticolo idrografico esistente, perché lì c'è un fosso che bordeggia l'area. Realizzazione e cessione di un'area verde attrezzato, di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico, corredato di filari alberature di alto fusto e vegetazione atopica, da dislocare quale quinta verde lungo il margine esterno di via Stelvio e lungo la direttrice costituita da nuova viabilità e da reticolo idrografico. Io credo, che qui, diciamo, l'approfondimento che vada fatto è sull'equilibrio, no? Economico e finanziario, perché io credo che dal punto di vista, diciamo, dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere, non ci sia alcun dubbio, ma questo l'avevamo già visto in sede di adozione, che la realizzazione di un grande parcheggio in quella zona e la sistemazione, diciamo, della viabilità sia, insomma, sia di interesse pubblico, perché scusate un attimo, ah, grazie. Perché non c'è dubbio che quel parcheggio contribuisca a dotare Camaiore, no, di quel sistema di parcheggi all'esterno, diciamo, della parte più centrale del nostro capoluogo, che aiutano, insomma, a riqualificarlo. Quindi qui il punto è diciamo, l'aspetto dell'equilibrio economico e finanziario, cercando appunto, insomma, di, no, a tenere alla mente anche situazioni paragonabili a questa, insomma, che via via nel corso
del lavoro della commissione abbiamo visto. Quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Capire bene, insomma, se l'equilibrio economico e finanziario è corretto o no. Credo sia questo il tema da approfondire, almeno per quello che vedo io. Bene, ci sono interventi? Sì, l'intervento ce l'ho io. Allora, giusto per curiosità, la strada che dovrebbe essere di collegamento fra via Fonda e via Sterpi, quant'è la larghezza? Ma non è che gli viene data una misura preordinata, sarà il piano attuativo dove c'è quella I2, quel parcheggio di previsione che è su via Fonda, quello piccino là in fondo. Ma lì, se non sbaglio, c'è una casa a tre piani, eh? È di proprietà del richiedente, viene demolita anche quella. Boh. Che sia di proprietà del richiedente, non credo, perché lì c'è una casa a tre piani che con due, sono sicuro che due appartamenti sono venduti a una persona. Non credo che sia allora c'è un problema che non è stato segnalato. Io non so che dire, però lì, allora, dal fosso all'inizio del garage di questa casa qui ci sarà forse 6 metri, 7, di più non c'è. 10, se non so. E poi un'altra cosa, sappiate anche che nel pezzo dove c'è questo rettangolone grosso in fondo, dove c'è il capannone più grosso che finisce sulla via Fonda, l'ultimo fatto, quello che si smonta in definitiva, lì sotto c'è tutto un riempimento di circa un metro. Infatti il piano di campagna sarebbe la strada via Fonda. Cosa che invece è stato rialzato negli anni 70 più o meno, quando è stato fatto quel capannone lì, è stato rialzato tutto di forse un metro. Poi si vede bene quanto è la differenza. E lì sotto, io quello che c'è, andatela a vedere. Non ho capito io, Fabio, non ho capito, lo ridici un attimo per favore. Allora, lo vedi il capannone in fondo, quello grande, lungo e stretto? C'è il capannone, quello lungo che si smonta, che va a finire su via Fonda, hai presente? Ecco, allora quello lì sotto, di un tempo c'era una pioppeta che era all'altezza di via Fonda, cioè il piano di campagna era quello di via Fonda e veniva fino al primo pezzo, a quello qua su in cima, insomma, io non so come indicatelo, qui sopra era tutto pari in quella maniera lì, era lì, è stato tutto riempimento, quindi c'è da considerare anche che andrebbe riportato tutto, o fai la caratterizzazione di quella zona lì, oppure togli tutto e riporti tutto sul piano di campagna come era prima. Però attenzione, e poi un'altra cosa, ripeto, in fondo dove c'è il fosso che è stato fatto dopo l'alluvione, da quello arrivare alla casa a tre piani ci sarà, ma ti vuoi da tanto, 10 metri, ma non c'è. Quindi il parcheggio non capisco come può essere, poi ci può essere fatto in quel punto lì. Dentro magari sì, ma lì no. Ascolta Graziano, l'unica cosa che in effetti sto verificando di quello che hai detto è che in effetti qui ci potrebbe essere un errore cartografico, perché i mappali citati nell'osservazione, che sono questi qui, 863, 1127 e 2623, non comprendono in effetti quel mappale che stai dicendo te, cioè il 1117. Quindi se fosse così va estromesso questo mappale qui, il 1117, perché ci sarebbe un errore. E a quel punto ovviamente c'è un errore. A quel punto lì, diciamo, è chiaro che lì il parcheggio non ci viene, al più ci può venire una strada, questo è evidente. Ma non so neanche se ci può venire la strada con quelle dimensioni. Non lo so. Non ci viene la strada. Perché lì c'è un dimensionamento che non è, cioè la strada. Andiamoci con Google. Ma lo vedi male con Google, eh? Comunque, vabbè, prova, ma lì ci vai male. Comunque è sottoposto a piano attuativo, quindi questi problemi. A parte quello. La scheda norma, ora, tutte le volte è sottoposto a piano attuativo e si rifà il discorso dell'altro giorno. Vedi. Questo è il fosso.
questa qui è la cassa a tre piani che ti dico, e questo è il garage di quella lì. Dove ti viene la strada? Gira a quel punto, ecco. È questo qui il pezzetto, è questo dove c'è la baracca, diciamo così, è dello stesso proprietario. Ma il resto, poi dimmi te come fa a venirci la strada in quel pezzetto lì. Cioè la strada ci viene. Lì non ci viene, no, lì non ci viene la strada. Cioè la puoi fare una strada pedonale, ciclo pedonale, ci puoi fare quel che ti pare, ma non una strada per passare. No. Questo dice qui. Sì, esatto, quello lì. Te considera, lo vedi, no? Dov'è il muro di confine dell'altra cassa a tre piani che ti dicevo io. Sì. Vedi lì quello che ci viene. E poi c'è il fosso, non ce la puoi mica fare una strada accanto al fosso. Vabbè, quello ci sarà una distanza da mantenere, non lo so, ma appunto per quello, tra la strada, tra le dimensioni che devi mantenere dal fosso e il finale, lì non ti ci viene nulla. E poi ti ripeto, se anche per un discorso di perequazione, quello che volete fare o meno, dove c'è questo baraccone lungo qua che deve essere smontato, almeno visto dal piano mi sembra deve essere smontato tutto, lì sotto considerate, se tu ci vai con l'omino lo vedi, l'altezza della terra che è stata riportata lì, la terra insomma, chiamiamola terra, tanto per fargli qualcosa. Questo passaggio qui non l'ho capito. Anche... Scusate, commissari, ma intervengo a gamba tesa. Non so se per una volta sono un po' istintivo e me ne dolgo, perché normalmente sono riflessivo. Però, insomma, non è una bella cosa apprendere no, quello che ci sta dicendo Graziano, anche perché nessuno ce l'ha segnalato. E francamente è una cosa, insomma, disdicevole, per usare un eufemismo, perché insomma abbiamo, voglio dire, ragionato, no, di questa previsione importante, quindi se davvero c'è una proprietà terza che non può essere coinvolta e impedisce la realizzazione della strada, insomma accorgersene, perché fortunatamente c'è un consigliere che ringrazio, che c'è stato attento, insomma non è, come dire, un fatto di cui non si può io mi sarei aspettato che ce l'avessero segnalato chi proponeva questa scheda. A questo punto, sempre, come dire, in modo un po' istintivo, mi viene da dire questo: se a questo punto la perequazione si traduce sostanzialmente semplicemente nella realizzazione di un parcheggio, perché mi pare di capire che nulla di più si possa chiedere in un contesto di questo tipo, nel senso che altre previsioni, qui ha ragione no. Riccardo, un conto, scusa, finisco il ragionamento, un conto è gestire il piano attuativo dal punto di vista del dettaglio progettuale. Un conto è prevedere una strada che non si può fare, tanto per essere chiari, perché queste sono due cose diverse. Allora, se la strada non si può fare e si va verso un parcheggio, forse in linea con altre previsioni urbanistiche che abbiamo fatto sullo stesso territorio, è il caso che si diano opportunità di riqualificazione in loco, perché insomma... Mi pare evidente che a fronte di un parcheggio, per quanto grande, mi sembra che l'equilibrio stia in un'operazione in loco. Questo è quello che mi viene da dire distinto dopo aver appreso, meno male che c'è Graziano dalle Luche, che una strada della quale abbiamo riflettuto a lungo non si può fare perché c'è una proprietà terza. Scusate, posso intervenire un attimo? Magari io sono istintivo nella partita. Sì, no, ma io capisco l'istintività dell'assessore. Mi fate dire due cose importanti. Allora, posto che, vabbè, questo che ha detto Graziano è importante, però secondo me va fatto un ragionamento più generale. Intanto, vabbè, abbiamo il vantaggio che se ci sia necessità di bonifiche, caratterizzazione delle terre, eccetera, saranno tutti problemi che andranno risolti col piano attuativo, tant'è che questo è sottoposto al piano attuativo, perché ovviamente è un intervento che ha una sua complessità. Tuttavia rilevo una cosa che è importante, che la strada può comunque essere richiesta invece che, diciamo, a monte, no? Cioè dove c'è il fosso, a valle, cioè dove c'è il capannone, no? Quindi si può tranquillamente realizzare, per capirci, ora ve la posiziono per avere un'idea, no? In questa maniera, cioè nella posizione opposta, va bene, la strada. Però tuttavia a questo punto vi proporrei una cosa: spostare la strada a valle, ma qui dove c'è il fosso e dove c'è il garage che diceva. Ma scusa Fabrizio, se sposti la strada a valle perdi i parcheggi, mi sembra ci sono di là, no? Sì. Aspetta un attimo, fammi finire il ragionamento, Riccardo, perché sennò non
secondo me qui quello che potrebbe essere utile, e secondo me Graziano in parte l'ha anche rilevato, è che comunque la fascia, diciamo, a fianco del fosso, secondo me, anche fosse un percorso ciclopedonale, sarebbe utilissimo. Perché? Perché qui noi abbiamo tutti gli impianti sportivi di via Fonda e in più ci abbiamo anche previsto nel piano nuovo l'ampliamento di questi impianti sportivi e una nuova area verde che costituisce fascia fluviale. Quindi un collegamento, ancorché ciclopedonale, fra via Fonda e via Stelpi, lungo il fosso, io ce lo manterrei perché diventa utilissimo per aggiungere tutta quest'area qui intorno, diciamo, agli impianti di via Fonda che noi nel piano peraltro prevediamo ulteriormente di ampliare. Quindi poi quindi comunque lascerei la richiesta di il collegamento, se non è possibile farlo a Calabria, di farlo almeno ciclopedonale. Poi se voi ritenete che la strada a valle sia inutile perché ce n'è già una, cioè via Antonio Gramsci, quella più al lato, e in più, siccome poi ti sottrarrebbe il parcheggio, come dici te Riccardo, utile su via Fonda, eventualmente si può non fare. Va tenuto conto di una cosa, che comunque qui ci viene un parcheggio talmente grande che comunque poi lo utilizzi a prescindere in tutte le direzioni, no? Quindi ecco, Io su ti questo dico io. una cosa, ha senso farci la strada, ecco, perché ti intestardisci sulla strada? No, 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 io non ho detto che ha senso. Secondo Possono me ha fare anche senso. ridurre in loco le preferenze, cioè non ha senso qui la strada, non ha proprio senso. Ma neanche il percorso ciclopedonale? Certo, quello ha più senso, certo, ma non ha senso la strada. E allora arriviamo. Quindi secondo te non serve un collegamento fra la via Fonda e la via Stelpi? Ma con la strada no, davvero. Che casino ci fai? La domanda che mi sembra legittima è, se c'è anche Graziano qui, sentiamo anche lui cosa ne pensa, poi te, Jacopo, insomma, la domanda legittima è, ha senso fare una strada lì con via Gramsci poco più sotto? Punto interrogativo. Se la risposta è sì, prevediamola, se la risposta è no, non la prevediamo. Sono invece d'accordo, ma mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo, in una valorizzazione ciclopedonale di quel tratto, diciamo, vicino al fiume, che non può ospitare una strada, ma sicuramente un percorso ciclopedonale sì. Quindi proviamo a ragionare Ma io non sono neanche d'accordo nella scheda, se proprio ti devo dire tutto quello No, che ma penso. poi dopo c'è l'aspetto, Ora dopo diciamo, voglio analizzare perequativo. le va bene, ok, dopo Poi c'è voglio dire l'aspetto perequativo. Ora intanto individuiamo le opere pubbliche, perché prima vanno individuate quelle e poi si ragiona della perequazione. la via Gramsci va dalla via Sterpi a via Fonda, anche quella collega le due vie. Sì, e Sì. tra l'altro una questione, cioè in questo settore qui noi non ci abbiamo, se ben mi ricordo, una viabilità a parte la strada che va dalla Porta Nuova al Colosseo che ci consente di venire, diciamo, in senso opposto a quella dell'attuale via Gramsci. Via Gramsci è senso unico, no? Da via Sterpi a via Fonda. Nel senso opposto te non ci vai. No, da via Gramsci ci viene qua, sì, come ci vai? Ti fermi però, Ti fermi alla traversa, ti fermi al ti fermi nella strada via Fanini. C'era Via Graziano Fanini che voleva dare un contributo sul punto. Graziano. Allora, la via Gramsci è a senso unico, via Sterpi, via Fanin. Solo quel pezzetto lì è a senso unico in via Sterpi, via Fanin. Poi diventa a doppio senso via Fanin, via Fonda e a certo. doppio senso. Quello sì. Il discorso di fare una strada che porti ai campi sportivi, agli impianti sportivi, va fatta perché con i mezzi su via Fonda non passi o passi male, devi levare tutte le macchine, fa tutto il divieto di sosta e far passare i pullman Scusa in quel Graziano, ma da via Fonda è in senso unico, se entri di lì non ci puoi andare a destra. Hai capito? come non posso andare a destra? Da dove? No, in via Fonda è in senso unico Monti Mare, quindi se te fai una strada lì, arrivi in fondo e ti svolti a sinistra, non ci No, vai al no, campo. no, 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 ma va bene, ascolta, ma lì va cambiata la viabilità a quel punto. Ho Cioè, va capito, ma c'è da cambiare troppe cose lì. No, va Alberto ha chiesto la bene, parola. è solo. E poi lì comunque sia, ci parte il fatto lì, andrebbe,
riportato il senso nel all'inverso, in poche parole, ecco, il discorso è quello. Alberto ha chiesto la parola. Prego. Grazie, Presidente. Io, prima di discutere sulla dislocazione, strada sì, strada no, si leva il parcheggio, si leva, si fa, ragioniamo in termini perequativi. 58 unità immobiliari valgono 5.000 metri quadri di parcheggio. Ecco, tanto cominciamo di lì. Poi se sono 5.000, 10.000, 8.000, 5.500, le andiamo a dislocare. Alberto, permettimi, questo probabilmente è il tema più importante, ma siccome qui si è aperta una discussione anche sulla fattibilità delle opere pubbliche che erano state previste in sede d'adozione, perché non c'era stato segnalato che un pezzo non era loro, e permetti che all'assessore, diciamo, questa cosa, voglio dire, meno male c'era Graziano, no? Se no noi facevamo una previsione urbanistica e non si poteva realizzare. Allora, la cosa che dico io è, intanto fissiamo bene quali sono le opere pubbliche che a questo punto è utile realizzare. E poi ragioniamo della perequazione, e sono d'accordo con te che mi sembra che ci siano degli approfondimenti da svolgere, però io... Sì. Volevo Simone, una precisazione che, scusate, una precisazione importante, Simone, che è vero quello che dice Alberto, però te dobbiamo considerare una cosa, che la demolizione di tutta sta roba e la bonifica non ha un costo secondario, e no, l'alternativa abbiamo... dopo approfondiamo questo tema, la però intanto della cosa pubblica, la demolizione di quell'area lì, non ho capito, è di un privato. No, però l'alternativa è lasciare lì un'attività artigianale in una situazione assolutamente incompatibile. Però scusate, possiamo, ve lo chiedo, diciamo, per ordine della discussione, possiamo intanto fissare quali sono le opere pubbliche e poi ragioniamo della parte perequativa? Sì, soprattutto in questo contributo che dà l'assessore, le opere pubbliche necessarie in quell'area, cioè questo è il punto, no? Indipendenti per il momento, in questa serie di valutazione, dalle opere perequative, su cui c'è bisogno di un approfondimento che la Commissione deve condurre a margine. Alberto, prego. Non so se avevi finito l'intervento. No, dicevo, concludevo. Io penso che una viabilità alternativa alle altre che sono sottodimensionate la prevederei a valle, come ha ipotizzato Fabrizio. Questo è il mio pensiero, perché le altre sono castrate come viabilità, no? E anche perché denotano sistematicamente il parcheggio in strada di mezzi e veicoli che, insomma, sostanzialmente impediscono un normale flusso. Quindi un'altra viabilità io la prevederei. Questo è il mio contributo. Volevo capire una cosa, Fabrizio, ma il pezzo lì, no, non è stato comunicato dagli osservanti? Perché hai detto che non c'era quella particella nell'osservazione che hanno fatto gli osservanti. No, ma c'è un errore cartografico nostro. È difficile capirlo, perché no, guardo... dice Simone, non hanno comunicato, però hai detto che non c'era la particella. Ma abbiamo previsto una strada, ti rendi conto? Abbiamo previsto una strada. Allora, sì, io Simone, però volevo capire se è stato l'osservante o non... Scusa, no, ma l'osservante non ci ha fatto, non lo so, ma sicuramente nell'osservazione... non ce l'ha fatto notare che c'era questo errore. L'errore è sicuramente nostro iniziale. Però la particella non ce l'aveva inserita, diciamo, nell'intervento. La particella dove c'è la casa. Sì, però non è che mi ha detto, guarda, ti sei sbagliato, non c'è, capito? Poi volevo capire quello, se l'aveva indicato anche lui. Cioè, io voglio essere onesto, l'errore è sicuramente nostro, perché se io guardo l'elenco delle particelle catastali che abbiamo messo e il disegno cartografico, c'è un errore, però ce ne siamo accorti noi che ci siamo sbagliati, l'osservante non ce l'ha fatto notare, capito? Sì, quello, no, però ecco, volevo sapere se l'aveva... Sì, ma non vorrei che si creasse un equivoco, certamente che l'errore è nostro, ma se noi a livello perequativo prevediamo una strada, va bene, io mi aspetto che chi quella strada la deve realizzare me lo dica, no, che non la può realizzare. Allora, ma di chi si sta parlando? Sì. Ma più che altro ti dica, nell'interesse suo, che il fabbricato che diceva Graziano non è suo, perché dopo ce l'ha comprato per fare l'intervento, se no, ecco, semplificando.
Poi ripeto, per l'amor di Dio, non... Cioè, comunque qui penso che ci sia l'interesse di tutta la comunità a fare in modo che qui si faccia un intervento di rigenerazione utile al paese, no? Quindi troviamo la soluzione. Questo è fuori discussione, poi si tratta di capire qual è l'equilibrio giusto. Ora, mi pare di capire, non voglio interrompere la discussione, però mi pare di capire che una strada lì, diciamo, dove la prevede Fabrizio, possa essere utile. Graziano confermava che in questo momento... c'è una difficoltà di accesso, per esempio, degli autobus a quella zona dove ci sono anche gli impianti sportivi, quindi... Ma non ci arriveranno mai, ragazzi, io ve lo dico oggi, la strada lì non serve a niente. Perché, serve. Riccardo, non ci arriveranno mai, per capire? No, perché è stretta da lì in su, dove la fate, non ci arriverà un pullman. O ci può arrivare, ma già ora ci arriva da Via Fonda, se cambi il senso di marcia. Il pullman ci arriva dall'inizio di Via Fonda, ci può arrivare tranquillamente ai campi. Non occorre quella strada lì, ragazzi. Noi si rispende dei soldi con una strada che non serve a niente. Poi mi dite consumo del territorio. Francamente, rifare una strada lì non serve a nulla. Riccardo, scusa, è per approfondire. Non serve a nulla perché secondo te sboccati, diciamo, una volta... Scusa, che ti butta su un'altra sulla strada Via Fonda, che te, se la inverti, come dice Graziano, di senso, già dall'inizio di Via Fonda puoi arrivare al campo. Non ha senso, non è quella che ti porta al campo. Già ora ci puoi arrivare al campo, non ci puoi arrivare perché c'è un senso unico. Arriva a un certo punto e c'è il divieto di proseguimento. E quindi devi svoltare a destra per forza. Ma se te vai a diritto, al campo ci arrivi. Ragazzi, ora se no si fa 200 strade in un'area di 50 metri, dove servono non si fanno. Io non lo so, raga. Destiniamoli meglio i soldi, visto che lì ci possono venire. Per me sono soldi spesi male. O non si conosce la zona, per me sono soldi spesi male. Anche io poi ho da ridire anche sul progetto, su tutto il resto, e poi se ne parla dopo, se è detto. Allora, Graziano mi stava facendo a me ora una considerazione che mi sembra conclusiva e che va incontro anche a quello che dice Riccardo. Siccome noi lì prevediamo un maxi parcheggio e di lì al campo sportivo c'è veramente poco, forse la cosa che ha più senso, anche alla luce di quello che dice Riccardo, è prevedere soltanto, come ci ha proposto Fabrizio, il collegamento ciclopedonale, nel senso che un autobus banalmente parcheggia nel nuovo parcheggio che ci sarà e poi ci vai a piedi al campo sportivo, voglio dire, è a due passi, ci sarà il percorso ciclopedonale e ci andrai a piedi. Forse ha anche più senso, nel senso che lì si dà al parcheggio grande che verrà realizzato una funzione ulteriore che non è soltanto di servizio al centro storico, ma anche di servizio all'attrezzatura sportiva che c'è lì vicino. È scambiatore sia per il centro storico che per gli impianti sportivi. Esatto, questo onestamente, lo diceva Graziano ora, mi sembra alla fine la migliore soluzione. E a quel punto l'angolino che rimane su Via Fonda, vicino a Via Caduta del Lavoro, comunque ci si fa un parcheggio che diventa di servizio agli abitanti di Via Fonda. Certamente. Sì, anche perché c'è... Allora, Presidente, se siamo tutti d'accordo, si può fare un giro con i commissari sull'aspetto perequativo, eh? Ciao, Ele. Se non ci sono altre emergenze che risultano dal dibattito sulle funzioni pubbliche. Scusa, prendo atto, ovviamente, c'è chi lo conosce anche meglio di me, quell'area lì, anche in termini di viabilità e di funzionamento della viabilità. Quindi se mi fate rilevare effettivamente che non c'è necessità, io interpretavo la funzione della strada non tanto e non solo in ragione del campo sportivo, ma come strumento, diciamo, per alleggerire la circolazione, evitando di dover fare un circuito troppo ampio di sensi unici. Però, insomma, se mi dite che non c'è necessità, io non è che mi impicco su questo, non c'è nessuna volontà politica di produrre una situazione che non serve a nulla. Quindi video atto. Sì, direi che a questo punto si ragiona della perequazione. Fabrizio? Sì. Ma c'era una parte di edilizia convenzionata qui? No, attenzione, tutta la parte su Camaiore credo che sia convenzionata dal punto di vista del piano strutturale. Sì. Ecco, controlliamo, perché nella valutazione della perequazione bisogna tenere conto anche di questo, eh? Sì. Cioè la parte che si realizza di residenza
a Camaiore, in funzione di una disposizione del piano strutturale, deve essere obbligatoriamente convenzionata. Quella a Lido no, ma quella a Camaiore sì. Vedete, ve l'ho evidenziato ora. Ok, no, questo è importante perché bisogna appunto, no, valutare Sì, ha un attentamente. peso diverso. È chiaro che c'è margini di guadagno nettamente differenti rispetto a quella libera. Ecco, certo. Ok, prego Presidente. Sì, direi che a questo punto si apre il dibattito nel caso in cui ci siano poi degli approfondimenti. Fabrizio, chiedo che resti a disposizione sulla parte perequativa e sulle valutazioni che riguardano le trasformazioni dell'area in termini di rigenerazione con le varie funzioni e facoltà concesse al privato. C'è qualcuno che interviene? Lerda, vedrai, lui ha come Io semplicemente per dire, per pregare Fabrizio di fare una cosa a beneficio di tutti, alla luce di tutte le decisioni state prese, si riepiloga brevemente, ovvero a Camaiore ci vengono, faccio un esempio, 48 unità edilizia convenzionata, No, ce l'ho qua, 18. ce l'hai a video, ce l'hai a video, ve l'ho messo a video, ora lo vedete Alberto. Quindi correggimi se sbaglio, lo dico a tutti. 40 unità immobiliari a Camaiore edilizia convenzionata, 18 unità al Lido edilizia libera e la perequazione è 5.000 metri quadri di parcheggio, 2.000 metri quadri di verde e per quanto riguarda la viabilità, cosa abbiamo deciso alla fine? La pista ciclo La pedonale pista. lato E fiume. i parcheggi però sono due, uno grande lato via Steppi e uno piccolo lato via Fonda. Per un totale di 5.000 metri quadri, corretto? Esatto. Facciamo un conto della serva e vediamo, dai. Ma io posso intervenire? Sì. Premesso che io in quell'area onestamente non avrei previsto costruzione di case, ma avrei visto, sarei stato più favorevole alla costruzione di una scuola, perché di un polo scolastico unico, la vedevo come giusta collocazione lì. Vicino al centro storico, un polo scolastico nuovo. Quindi tutto il resto lo trovo, secondo me, un qualcosa di ripiego per me, per i miei punti di vista. Poi mi si dice nel comune di Camaiore non si può costruire un polo scolastico nuovo perché è soggetto, cioè, a rischio sinkhole. Ho dei dubbi, insomma, quindi non ci credo. Sono sincero, vorrei che me lo dicesse veramente un tecnico della regione, perché ogni volta che parlo di questo argomento dice nel centro storico di Camaiore non si può costruire un polo scolastico nuovo perché a rischio sinkhole. Mi sembra un'assurdità, si costruiscono le case, ci si costruiscono 40-50 case, un polo scolastico non ci si può costruire. Quindi io lì avrei visto bene un polo scolastico moderno, funzionale. E dove sono gli altri poli scolastici, come sempre sostenuto, avrei visto bene la costruzione di un albergo di livello con decenti benessere vicino al centro storico che portassero poi eventualmente persone all'interno del centro storico. Quindi la trovo un ripiego. Quindi a me questa scheda non piace. Capisco le esigenze di che diceva anche Fabrizio Cinquini. Condivido di riqualificare quell'area perché è un'area degradata, un'area brutta. Quindi tutto quello che si può fare va bene. Chiaro, non è che sono contrario alla riqualificazione dell'area. Quindi va bene riqualificarla, però io c'è il vizio originario, secondo me, che lì non è stata ben individuata un'area che poteva dare dei servizi pubblici alla cittadinanza. E poteva portare a degli sviluppi in altre aree dove ora si trovano le nostre scuole. Quindi va bene il miglioramento, la riqualificazione. Non condivido per niente la perequazione, mi sembra un'esagerazione costruire, si è discusso anche nell'osservazione precedente. Io ho
ho molti dubbi sulla perequazione di quello che avviene al Ponte alla Gora, figuriamoci qui. E allora di là non è niente rispetto secondo me a questo. Io ho tante perplessità, devo essere sincero. Qualcun altro? Alberto, il microfono acceso, non so se volevi intervenire. Presidente, prima di far intervenire qualche altro commissario, semplicemente due informazioni. Una sulla questione della scuola, sulla quale Riccardo abbiamo ragionato anche noi in una certa fase. Lì c'è un impedimento di natura tecnica legato al fatto di spostare la scuola da dove si trova a quell'area costituirebbe un aggravio del rischio sotto il profilo geologico e le norme non lo consentono, cioè le norme non consentono di prendere una struttura come la scuola che svolge ovviamente una funzione primaria e delocalizzarla in un'area che sulla carta, diciamo così, è più pericolosa dell'area in cui si trova attualmente. E d'altra parte noi viviamo in un centro che ha una conformazione geologica particolare con la storia che Riccardo richiamava e quindi con una mappatura del rischio di un certo tipo, mentre la legge consente ovviamente riqualificazioni di volumi esistenti perché sull'esistente ovviamente si può lavorare, ma tra l'altro poi Fabrizio è qui e può essere più preciso di me. Intervenire in quell'area significherà inevitabilmente fare prima degli approfondimenti di carattere, se uso la parola giusta, geognostico, cioè prima di intervenire su quell'area chi vorrà intervenire dovrà, come dire, approfondire gli aspetti di natura geologica per poter essere sicuro che l'intervento che viene fatto è un intervento che avviene in condizioni diciamo di sicurezza. Ma questo per dirti, Riccardo, che non c'è nessuna questione politica, perché noi stessi avevamo valutato diciamo quella possibilità di cui parli te e l'abbiamo dovuta scartare per questa ragione. L'altra cosa che vorrei dire è, ha ragione Riccardo, anch'io lo vorrei un albergo a Camaiore. Purtroppo non c'è una domanda dal punto di vista dell'iniziativa privata e quindi il rischio, no, di fare una previsione sganciata dalla realtà è quella di perdere un'occasione che invece deve essere quello di riqualificare quell'area e comunque insomma, no, di fare questo parcheggio importante a servizio diciamo della città. Quindi anch'io in astratto avrei diciamo preferito una destinazione d'uso diversa. Il problema è che non c'è uno spazio concreto purtroppo. Cioè noi lo possiamo anche prevedere, no, come alternativa il turistico ricettivo cambiasse qualcosa. Questo non credo ci siano problemi fra l'altro a mettere un'alternativa turistico ricettiva. Però bisogna sapere che purtroppo non esiste una spinta di questa natura. Sulla parte perequativa, vedo che Alberto si è messo lì a fare i conti, d'altra parte anche in parte il suo mestiere, quindi io dico semplicemente che quella va valutata attentamente perché bisogna stare molto attenti ad essere equilibrati. 58 unità immobiliari sono tante, oggettivamente, ora 40 sono di edilizia convenzionata, quindi ne va tenuto conto, però insomma 18 sono sul lido di Camaiore, per cui essendo 18 unità immobiliari non poche su un'area insomma di grande valore, i conti vanno fatti attentamente rispetto, no, appunto anche ad altre previsioni che ci sono sul territorio. Non è facile, no, fare delle equivalenze, perché ogni previsione ha anche le sue caratteristiche particolari, però non c'è dubbio che noi dobbiamo tenere alla mente quelle altre due situazioni diciamo per certi versi simili che abbiamo pianificato e cercare di mantenere un equilibrio. L'ufficio ha fatto questo sforzo però ovviamente nulla vieta che la commissione, come giustamente sta facendo, approfondisca, anche perché come posso dire, questo
questo ragionamento va condotto con la massima trasparenza, la massima serenità, la massima apertura al dialogo, la massima attenzione a tutto quello che dicono i commissari, addirittura le stiamo registrando queste sedute, quindi come dire rimarranno ai posteri, quindi assolutamente necessario l'approfondimento che veniva richiesto per capire qual è il punto di caduta giusto. Posso dire una cosa? Sì. No, vabbè, no, aspettavo che me lo dicesse il presidente. No, secondo me, siccome diciamo sono schede anche che avranno enormi difficoltà d'attuazione, no, secondo me non è un grosso problema anche aggiungere, come suggeriva Riccardo e mi sembra anche Simone, che l'alternativa dei 3.600 metri quadrati di poterli realizzare anche con funzione turisto-ricettiva, io tutto sommato forse gliela lascerei anche, ce l'aggiungerei, perché in questo momento magari il mercato tira di più o come sembra più favorevole alla residenza, tant'è che gli osservanti confermano quella previsione lì. Però aggiungergli un'opzione, che quindi è un'opzione anche dell'alternativa funzione turistico-ricettiva, non costa nulla, eventualmente un'ulteriore possibilità nel tempo, magari di qui a 5 anni potrebbe essere valida. Quindi se la commissione è d'accordo, gli possiamo dare comunque l'alternativa turistico-ricettiva su Camaiore. Questa è la prima cosa. L'altra cosa che la dico a beneficio di tutti i commissari, perché è un tema che poi comunque vi troverete in Consiglio Comunale, che l'aspetto normativo del sincordi che ha accennato l'assessore, ma sicuro che è un tema complicatissimo, al punto che in questo momento lo stesso geologo sta predisponendo l'integrazione al deposito che abbiamo fatto al Genio Civile proprio su questo tema, attraverso tutta una serie di approfondimenti che si stanno facendo sul tavolo regionale con l'autorità di distretto, in funzione del fatto che, siccome non esiste un esempio, sì, una casistica già simile, già sperimentata in tutta la Toscana, la regione ci ha chiesto di fare degli approfondimenti anche su casi nel Lazio o in altre realtà e su come l'hanno regolata sul piano normativo, soprattutto in termini di approfondimenti di natura geologica che devono essere fatti poco più dopo in fase attuativa. Quindi il modo con cui qui verrà verificata la fattibilità di natura geologica è ancora in parte da rivedere in funzione della prescrizione definitiva che ci darà prima dell'approvazione il Genio Civile sulla base degli approfondimenti che ci hanno chiesto anche in questi ultimi giorni. Io posso dire una cosa, per il turistico ricettivo si può aggiungere un'opzione secondo me, però il discorso dell'edilizia convenzionata, pochi giorni fa parlavo con una signora che ha detto se non era per l'edilizia convenzionata io la casa non ce l'avevo, quindi insomma mi sembra importante quella. Io avrei fatto uno schema. Scusatemi, ma mi era entrata una telefonata. Ho provato a fare un po' i conti dell'oste, vi do qualche numero, vi do. L'intervento prevede 3.600 metri quadri di convenzionata, 2.000 di libera e 700 di commerciale artigianale, insomma 700 metri quadri di diverso e residenziale. Non vi entro nel merito dei costi, ma dei costi al metro quadro della quale ho presunto la vendita, però siamo in linea col mercato. Gli incassi sono 18 milioni. Per realizzare questi 18 milioni, il promotore dell'iniziativa deve sostenere circa 11 milioni e mezzo per realizzarli, quindi il costo di costruzione, gli oneri professionali, gli oneri al comune e i contributi accessori, quindi oneri 11 milioni e mezzo. Quindi 18 milioni è il ricavo e 11 e mezzo è il costo che sostengono per farlo. Ai costi vanno aggiunti circa 1.200.000 euro
per la bonifica dell'intera area. Io ho stimato il capannone arancione, ho fatto un calcolo di metri cubi per l'altezza media, l'ho moltiplicata per le 7 unità, quindi sostanzialmente viene 1.200.000 euro di bonifica. E la perequazione, che è sottesa a questo, 5.000 metri quadri di parcheggio a 200 euro al metro quadro, poi 2.000 metri quadri vengono ceduti per il verde al prezzo di esproprio, e poi per la strada pedonale ho ipotizzato un tragitto di 137 metri, che è la distanza che separa i due punti, per 3 metri di larghezza, mi danno la superficie della strada, della cerca pedonale, per 200 euro al metro quadro, l'ho equiparata al costo del parcheggio. E mi rivengono fuori altri 1.200.000 euro. Quindi, dai 18 milioni, sottraiamo gli 11 e spiccioli per farlo, il 1.200.000 della bonifica, il 1.300.000 della perequazione, mi viene un utile di 4 milioni circa e 190 mila euro, che sulla scorta di quello che che devono investire come capitale è un utile di impresa presunto che si aggira al 30%. Quindi le cifre sono queste, quindi 100 più 100 meno, ma grosso modo, nel senso, non credo di discostarmi tanto dal business plan, ancorché fatto in 15 minuti. Quindi ora sta alla sensibilità di ognuno dire se un utile del 30% su un'operazione così, che sarebbe l'utile auspicabile e perseguibile da ogni operazione finanziaria, quantomeno fino a 7-8 anni fa. Oggi probabilmente i promotori si accontentano di un 15-18%. Questo è il mio contributo. Alberto, non ho capito una cosa nel ragionamento. Il verde te non hai considerato la realizzazione, ma perché non l'abbiamo prevista? Esattamente, solo la cessione. Ascolta, e realizzarlo il verde quanto costerebbe all'incirca? Lo dichiaro anche a Fabrizio. Ma un centinaio, non c'è, 120. Non c'è. Ah no, ha ragione Alberto. Comunque noi gli chiediamo di realizzarlo, vedete, non di cedere. Ma dove è scritto Fabrizio? Realizzazione e cessione, non è a verde. No, però quella è la corretta ambiente. No, ma è eccezione. Sì, però non è la formula quella lì che usi normalmente per dire che ci vuole un corretto inserimento. No, perché cioè, sì, ma è realizzazione, ma qui è anche cessione, capito? No, ma siccome ti hai scritto realizzazione e cessione di un'area verde attrezzato di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico corredata da filari e alberature, no, qui è la realizzazione e cessione dell'area verde prevista nel piano, cioè te questa formula qui è quella che usi sempre anche quando la previsione di verde non c'è, per dire che devono creare no una quinta paesaggio. Ma quindi ci puoi anche togliere corredata da filari di alberature di alto fusto, quello si vedrà, no? Giusto? Ma io quello però invece mi caderebbe lasciare, se si fa un viale pedonale, ciclo pedonale, che deve servire anche gli impianti sportivi, facciamo l'alberato a modo, cioè diciamo ora. Io gli alberi lì ce li vedo bene, ecco, diciamo. No, va bene, se ci rivediamo bene è giusto scriverlo. Dicevo una cosa, quindi Alberto, mettendo nel conto, diciamo, anche il verde... €500.000, via. Non ti sentiamo. Sì, sarà mezzo milione in più. Sì, sposta circa €250.000, sposta la cifra. Invece 4,2 fai 3,9. Sì, io anche perché, per esempio, io la strada ciclopedonale non la farei di 3 metri, la farei più grande, cioè la farei corredata proprio anche di un bordo con le panchine, cioè farei un viale ciclopedonale, no? Tutto lo spazio che ci concede quella striscia lì, fosse 4 metri, 5 metri, lo prenderei tutto, capito? Non solo lo stretto necessario. Però... Nei numeri, via, sostanzialmente sposta 100 più 100 meno, quindi non è quello che sono sempre tanti soldi, per amor di Dio, però sì. Nell'operazione
sposta l'1% del 30, capito? Quindi se non è il 30 sarà il 29, il 28. Alberto, i numeri tengono, è una bella operazione sostanzialmente, i numeri tengono bene. No, allora qui va valutato se, secondo me, se ridurre un pochino la parte sul Lido. Questo è il tema che va valutato, nel senso che, come diceva Michela, la parte è sbagliato sul... Fabrizio, corredato. Sì. Allora, come diceva Michela, giustamente la parte su dell'edilizia residenziale convenzionata, insomma, mi pare anche che abbia una funzione, no, sociale, quindi vada mantenuta. Va valutato se ridurla al Lido, anche considerando che all'inizio Fabrizio e Manola, non so se mi sente anche la Manola, e noi avevamo immaginato che lì ci venisse anche una strada di collegamento. Ora domando io, la strada di collegamento avrebbe avuto un costo maggiore, no, del solo parcheggio, o sbaglio? Sì, non sono tanti costi eccessivamente più alti, però sì, è chiaro che ha un costo diverso, un fossato, appunto, c'è, cioè, tutta la parte delle sottourbanizzazioni, dell'illuminazione pubblica, insomma, ci sono una serie di cose che sì, qualche costo in più ce l'aveva, certamente. Vabbè, ma nei contorni dell'operazione secondo me non rileva troppo. Sì. Ma anche perché è stato fatto il percorso ciclopedonale di là, quindi voglio dire, un po' compenserà. Sì. Sì, c'è da considerare semmai che al Lido gli chiediamo comunque una striscia di parcheggi, cioè di 200 metri quadrati, vedete al Lido? Qui gli ma io credo Alberto l'abbia già messa nel conto, perché ha fatto il conto di tutte le opere pubbliche. Quindi, ora poi Alberto, te hai visto anche, hai sotto mano anche il conto che avevano fatto loro, cioè c'è qualche differenza fra la tua valutazione e la loro? Tieni conto che loro chiedevano, oltre a quel lotto lì, anche un ulteriore lotto che noi non gli diamo, di altri 12 alloggi, quindi loro andavano bene oltre. Quindi noi, che peraltro secondo noi non andava bene perché è già oggetto di un'altra scheda norma, quindi non si capiva neanche bene in che modo l'avrebbero acquisito, quindi ci siamo tenuti. Fabrizio, puoi andare sull'area di Lido con Google Art? Sì. Considerate che sulla valutazione al metro quadro di Lido sono stato estremamente prudente, ovvero prendi e vendi, nel senso, senza un'adeguata pubblicizzazione dell'intervento, cioè a capitalizzare, a pigliare soldi. A chi più chiappa? Non ho capito, che vorrebbe dire quel discorso di Albert? Se è stato sottostimato? No, sottostimato non ho capito bene. A vendere, nel senso, no, a fare la speculazione di a far trattare, a pigliare, a mettere sul mercato per capitalizzare, via. Senza contrattazione. È una posizione al Lido che diciamo che è Lido, ma in realtà è dietro l'ospedale, no? Cioè, qui in questa posizione qui, non so se avete presente dov'è. No, infatti volevo chiedere dov'è l'area. La via si chiama via Antonio Fogazzaro, io non ne conoscevo neanche l'esistenza, una traversa della via della Gronda, quella che porta all'ospedale verso, diciamo, il fosso del Trebbiano, per capirci, è qui, quest'area qui. Vedete infatti che ci sono, è già un deposito di materiale edile, probabilmente questo qui è già di proprietà di un'impresa edile, diciamo. Fabrizio, ma lì 18 c'entrano? Il lotto è molto grande, sono, a parte che c'è anche nella scheda, per loro sì l'hanno proposto, quindi ma di là che per loro c'entrano, sono 2000 metri quadrati, sono 2000 metri quadrati, 2000 metri quadrati, 18. Fanno tre piani, vanno in altezza. Sì. Se no riduciamo, diamogliene 15, 16. No, ma infatti io ragionavo di quello. Secondo me forse un elemento di riequilibrio può essere lì, da valutarsi anche rispetto all'impatto ambientale, no? Nel senso che se 18 non c'entrano male, forse anche da questo punto di vista.
18 la vedo ottimistica come situazione. Anche perché mettiamocene, scusate, mettiamocene 12. Quant'era l'area di Capezzano dove ce ne vanno 24? Circa 3.000. 3.000 metri quadrati. E questa no, non me lo ricordo, io dico una cosa, bisogna come che controlli. Numeri così. Se no... No, ma per avere un elemento di proporzione sulla grandezza, no? Lì abbiamo previsto 24 unità. Io volevo dire, no, cioè va tutto in convenzionato, tutta l'operazione è in convenzionato. No, quella di Lido no. Ma va anche bene, Jacopo, però l'importante è che ci sia un equilibrio, no? Cioè, oh, Alberta, fatti i conti, e diciamo, forse... No, ho capito, però, no, scusa, Fabrizio, ho sbagliato io. Non in convenzionata, in piano attuativo. Sì, ma tutto in piano attuativo, sì. Dunque, quella di Capezzale, dove ce ne mettiamo 24 e 3.000 metri, questa qui è 2.000. E là ci siamo, come proporzione ci siamo. Giusto? Sì, ora va capito se qui no, vogliamo... No, non ci siamo, no, come proporzione non ci siamo, ho detto una bischerata. Ah, meno sì, male. Infatti, si è, un terzo sovradimensionata, è un terzo sovradimensionata quella da 2000. Sì, allora, 3x8, 24, lì la dimensione giusta sarebbe 16, giusto? Tenendo la stessa proporzione, è vero o no? Corretto. Giusto. Mettiamo 16? Io metterei 16. Tenete presente. Graziano dice: Alberto, l'hai considerato i costi di bonifica con una certa prudenza? Perché hai visto, non c'è soltanto l'aspetto del capannone. Secondo Graziano, ci potrebbe essere anche un aspetto di questo, diciamo, dislivello del terreno rispetto alla via fonda, perché probabilmente c'è stato fatto qualche riempimento. Certo, qui c'è riempimento. Certo, qui prevedere le cose è dura, eh? Nel senso, io sono bravino, ma non bravissimo nel senso. Non sei un astrologo. Ma noi non si può neanche. Ma scusate, noi non si può neanche entrare nel mezzo se c'è riempimento o meno. Se io non lo so che c'è riempimento, cioè. Certo. Io devo fare una perequazione sulla base di quello che mi propongo. Cioè, perché poi allora. Certo. Avevo chiesto, no, sono d'accordo con te. Avevo chiesto ad Alberto se era stato prudente. È chiaro che diventa difficile. Hai ragione te, ti do ragione. No, a conforto di questa valutazione, dico: io ho misurato il capannone, quello grigio di cui parlava Graziano, e l'ho moltiplicato 7 volte quante sono le unità lì presenti. Ce ne sono di quelle che sono anche più piccole. Io ho fatto una media ponderata e ho calcolato 15 euro al metro cubo la demolizione, quando su quantità così grosse si riesce a staccare anche 11-12 euro. Quindi sono stato previdente sia nella quantificazione delle quantità sia nel prezzo unitario. Quindi ho cercato di essere grasso, come si suol dire. Sicuramente ci si rientra nella situazione. È chiaro che se sotto l'area ci sono idrocarburi, gomme, riscariche, scorie radioattive, questo non lo possiamo sapere, no? Nel senso, questo è un rischio di impresa che avrà valutato chi ha proposto l'iniziativa. Certo che l'ha valutato, anche perché la funzione era un'altra, e quindi voglio dire, bravo. Chiaro è che levando le due unità abitative sottraiamo un utile di impresa di circa 650-700 mila euro, che levati a 3,9 che abbiamo ipotizzato lo riportano nel range che normalmente viene consolidato come un utile di un'impresa normale. Quindi va bene, è un pochino più alto, ma è anche più alta la cifra che viene anticipata dal promotore, quindi ritengo che sia sostenibile così l'operazione. Insomma, non facciamo un torto a nessuno, non creiamo un danno a nessuno, quantomeno con la coscienza, con gli strumenti che abbiamo noi a nostra disposizione, col tempo che abbiamo e con la conoscenza che abbiamo cercato di fare del nostro meglio con le nostre cose. Ma mi sembra che ci sia una marginalità, come dire, soddisfacente, no? Comunque, per quelle considerazioni che si stanno facendo. Io ponevo una questione che la voglio rivolgere a Fabrizio in particolare,
che riguarda però le caratteristiche della tipologia della trasformazione fondiaria. Questo è la stessa obiezione o comunque insomma preoccupazione che avevo espresso anche per Capezzano sulla scheda del Ponte alla Gora. Perché è chiaro che se la tipologia, cioè la funzione residenziale, collocare un numero così consistente di unità immobiliari, vuol dire, indica anche abbastanza chiaramente verso che tipo di tipologia si va, no? Stai dicendo a Lido o a Camaglione? Ma in generale, tutte e due. Sì, certo. Sì. Per allora, forza, cioè qui o fai un condominio o fai delle case a schiera, no? Le villette bifamiliari, T o quadri, non le riesci a fare, questo è chiaro. Però ha senso secondo te indicare già qualcosa qui? Io del stesso discorso di prima, qui c'è il piano attuativo, magari capito, è arrivata una soluzione che allora non ci viene in mente, rischiamo di imbrigliare il progetto inutilmente. Fabrizio, non ti volevo interrompere, ti volevo chiedere solo l'altezza che abbiamo previsto qui qual è? 10,50 m. Possiamo controllare? Sì, è lì, guarda, 10,50 m c'è già. Non la vedo. Sì, ok. Quindi allora Camaiore da 48 a 40 e al Lido da 18 a 16? E con l'alternativa a Camaiore comunque del turistico ricettivo mi sembrava che eravate... Al Lido non c'erano le 18 prima, sono state inserite ora. Certo, sono nuove. No, lo dicevo la Michela che dici da 18 a 16, ma prima pensavo ci fossero già inserite le 18. No, non c'erano. Loro hanno proposto, Michela, di trasferire una parte del volume su altre due aree. Un'area gli è stato detto di no, correggimi se sbaglio Fabrizio, sull'altra area, diciamo, la proposta di accoglimento dell'ufficio era 18 unità immobiliari, quell'area che abbiamo appena visto. La commissione, alla luce, no, degli approfondimenti che sono stati svolti, riduce da 18 a 16, però se si paragona rispetto all'istruttore dell'ufficio, se si paragona rispetto all'adottato, Michela, la differenza è questa, che prima c'erano 48 unità immobiliari, tutte concentrate a Camaiore. E adesso ce ne saranno 40 a Camaiore, sempre di edilizia convenzionata, e 16 a Lido. Quindi con un riequilibrio a favore del privato che aveva, come in altri casi, segnalato che la previsione iniziale gli creava dei problemi di equilibrio economico e finanziario. Gli approfondimenti... E più abbiamo aggiunto il turistico ricettivo. A Camaiore come alternativa alla destinazione residenziale. Scusate un attimo, per ora mi è venuto un dubbio, voglio fare un controllo sul piano strutturale, scusate un attimo, perché ora noi l'abbiamo messo, ma non vorrei che poi c'è sul piano strutturale, controlliamo sul piano strutturale quel che ci dice. Turistico ricettivo? Sì, se c'è una limitazione, sai Riccardo? Non penso di no, Vabbè, però fra pensare a essere sicuri è meglio. Mi ci è sparito Simone. Sì. Dicevo, ma è impensabile una riduzione perlomeno, non lo so, a 9 metri dell'altezza. O Jacopo, ma 10,50 sono i famosi tre piani, no? Si è detto tante volte. 9 metri... Che ci fai con 9 metri? 9 metri sono secchi e duri a stecchetto, non ti puoi sbagliare. Lì, fine, basta. 9 metri e tetto a terrazza, piano. Tetto pari. No, anche perché dice 50, Jacopo, ragiona con me. Posso venire fuori 90 centimetri per fare una taverna che è seminterrata e un po' di sottotetto sopra, no? Per dare anche grazie al fabbricato. È chiaro, ma io ho paura dei troiai, ma insomma va bene. Dicevo, purtroppo vi do una brutta notizia.
So se state guardando. Niente RTA, niente turistico ricettivo. Direzionali e di servizio, artigianali. Vedete, infatti c'è pubblico e disopubblico. Allora vedi, avevi ragione. Ma Simone non c'è? Vedi, è esclusa la funzione residenziale salvo quella di carattere sociale, vedi? Sì. Scusate, io e Graziano abbiamo perso un pezzo perché si era sconnesso. Leggi. Dicevi Fabrizio? È che il turistico ricettivo non è previsto dal piano strutturale. Ma e allora? E allora va levato. Cioè, non si può. Aspetta, ragioniamo. Il PO è tenuto a rilevare. Posso leggere che sì. Te sei a volte precipitoso, anch'io, ognuno. Il PO è tenuto a rilevare puntualmente gli spazi e gli immobili abbandonati o defunzionalizzati, partendo da quelli produttivi esistenti e o dismessi e da quelli inutilizzati ad essi contermini, ove potranno essere prioritariamente, qui entra in campo l'avvocato, collocate e definite attraverso azioni, previsioni di interventi di rigenerazione le seguenti funzioni prevalenti: direzionale di servizio, pubblico e di uso pubblico, artigianali limitatamente a quelle di servizi alla persona e commerciali. È esclusa la funzione residenziale salvo quella a carattere sociale. Allora, secondo me qui il divieto del turistico ricettivo non c'è, nel senso che si dice che è esclusa la funzione residenziale, questo è chiaro, e che poi prevalentemente, prioritariamente si deve andare verso certe direzioni. Io non ce lo vedo sto contrasto, Fabrizio. Ma in forma non prevalente ce l'ha meno messo. In tutto non direi, perché se no prioritariamente. Non ce lo scriverei in forma non prevalente. Presuppone che c'è qualcos'altro. Cioè, che dicevi Riccardo, scusa? Se in alternativa è messa in forma non prevalente, che significa? Che non puoi farlo tutto del turistico ricettivo. Ma scusa Fabrizio, però secondo me sei eccessivamente prudente, la mia opinione, rispetto alla tua, ci mancherebbe. Perché l'unica esclusione chiara nella norma è la funzione residenziale. Cioè, io ora onestamente, che noi nel piano strutturale si sia voluto dire che lì non ci poteva venire in albergo, francamente io ce lo leggo, In forma non prevalente, però te dici ci sono le altre, quindi io farei un incipit sia sullo strutturale che sul piano operativo, è una botata la mia. Tutto quello che non è espressamente vietato si può fare, si andrebbe tutti perfettamente d'amore e d'accordo. La gola profonda del collegio dei geometri parla. Per bocca dello Iacomini. Dai, mettiamolo così, poi vedremo, anche perché in ogni caso qui mi verrebbe da dire la parte prevalente è quella sul Lido di Camaiore, se vogliamo dare una prevalenza anche all'aspetto economico e di importanza dell'intervento, cioè onestamente è un intervento misto questo in ogni caso, perché c'è una parte sul Lido, quindi insomma. Ecco, appunto, infatti mi domandavo questo, in realtà tenuto conto che la norma speciale riguarda due aree distinte, mi sembra che la quell'altra questione non rileva, non ci dà limitazioni. Come? Quell'altra non ci dà limitazioni. Beh, ho capito, però dico la trasformazione fondiaria a questo punto, che è su Camaiore, perché quella lì deve essere mista? Non c'è mica scritto così. No, ma l'ha tolto Fabrizio, guarda, l'ha tolto. Anche perché non c'era lì una volontà di escludere il turistico ricettivo, lì l'unica volontà di esclusione chiara è il residenziale non convenzionale, il resto è un'indicazione di carattere generale sull'esigenza di rifunzionalizzazione, cioè onestamente. Mi sa che bisogna staccare, no? Perché? No, ora ci rimane, scusate, prima, quindi le schede norma sarebbero finite tranne quattro, scusate, ce n'ho quattro io, Erano, infatti Antonella, stavo arrivandoci,
A me ne risultava 3, ma da 13 e 4, quei lotti in sospeso che andava deciso se confermarli o meno. Cioè io ce ne avevo, scusatevi, la 111, Sullina, sì. la 112, la 210, la 233, di cui due le avevamo non accolte, ma messe via perché volevamo rivederle se magari riprenderle in esame per una possibile scheda norma. Posso fare una domanda a Fabrizio e all'Antonella e alla Manola da questo punto di vista, cioè a Fabrizio e alla Manola in particolare? Allora, poiché noi no, nel corso del tempo abbiamo fatto varie scelte, no? La domanda è questa. Allora, c'è una scheda norma di Lido dove noi avevamo detto mettiamo un pochino più di residenziale, no? Quella a cui faceva riferimento anche Riccardo Erra all'ultima commissione, no? E questo è un punto, diciamo, sul quale eravamo tutti d'accordo. E poi ci sono queste, diciamo, schede sospese, no? Che sono tre o quattro, se capisco bene. Allora, la domanda è questa: se, diciamo, nell'istruttore dell'ufficio c'è la possibilità di sottoporre all'attenzione della commissione, diciamo, una proposta che tenga insieme tutte queste esigenze, questa sarebbe la cosa migliore, perché non faremmo discriminazioni di sorta fra i 3-4 che sono rimasti sospesi, e la discussione a quel punto verterebbe soltanto sull'aspetto di carattere perequativo, cioè stabilire bene qual è la perequazione. Non so se mi sono spiegato, cioè un conto è se la commissione si trova nella difficoltà in situazioni analoghe di dover dire a qualcuno sì e a qualcuno no. Un conto è se il dimensionamento, alla luce delle varie scelte che via via abbiamo fatto, ci consente di mettere un pochino più di residenziale nella scheda norma, quella che no, avevamo valutato positivamente, dove avevamo detto mettiamo un pochino più di residenziale perché troppo commerciale potrebbe essere incongruo rispetto alla zona. E quindi lì qualcosa di residenziale ci si può mettere. Se residua del residenziale, no? Che noi possiamo distribuire fra questi 3-4 soggetti rimasti in sospeso che poi chiedevano, credo, un'unità immobiliare ciascuno, se ricordo bene, a quel punto non faremmo torto a nessuno e si tratterebbe solo di definire bene l'aspetto perequativo. Non so se mi sono spiegato e se la In Commissione. questo momento, diciamo, con i tagli che abbiamo fatto, abbiamo a disposizione 190 metri quadrati di residenza da poter dare a quella. Vedete, questo qui è il massimo che possiamo mettere nel primo piano operativo, 8.850. Non si vede Non nulla, Fabrizio. si vede niente. Ah, scusate, avevo levato la condivisione. Queste sono le tabelle di operatività. Questo qui è le previsioni che ci concede il piano strutturale. Il massimo residenziale è 8.850. Noi in questo momento ne stiamo occupando, levando, avendo levato la previsione a Capezzano, quella che è stata decisa, che mi ricordi qual era quella che abbiamo levato, Antonella, a Capezzano? No, sono sincera. Era la più Dovrebbe 39, essere, la aspetta, ex più dovrebbe 39, essere. la ex più 39. Vabbè, comunque abbiamo a disposizione 100, 190 metri quadrati. Ok? Quindi noi potremmo dare a quella destinazione che diceva Riccardo, in questo momento 190 metri quadrati. Se gli vogliamo dare di più, dobbiamo levare qualcosa. No, e quelle sospese? Sono quelle da levare, eventualmente. Cioè, qui No, sono ma quelle, contate. no, vabbè, ma scusa, ma perché non ci sia un fraintendimento. Quindi quelle sospese sarebbero già nel conto, per Sì, capirci. esattamente. Quindi se noi dessimo 190 metri quadrati a quella, diciamo, a cui si faceva riferimento ora, il cerchio si chiuderebbe. Esatto. Allora, per me va bene, nel senso che comunque 190 metri quadrati consentono in parte un intervento residenziale di 2-3 unità immobiliari, giusto? Sì, direi due. In più a quelle ne davamo due e ne fanno quattro invece che due. A me sembra, a me
A questo punto, Presidente, questo consentirebbe sulle altre situazioni in sospeso di trattarle tutte nello stesso modo e ragionare solo dell'aspetto perequativo che chiaramente deve valutare la Commissione. Sì, però io non mi ricordo questo, Simone, non mi ricordo se avevamo valutato per ognuna di queste, se c'era, come dire, un dubbio sulla modalità di, cioè sull'opportunità di considerarla la previsione di trasformazione, capito? Al di là del dimensionamento. Una sola, scusa Jacopo, però in realtà ce ne sono due in sospeso che a questo punto non prenderemo in considerazione perché appunto noi non le avevamo già accolte. E poi ce ne sono due invece su cui voi avete dubbi, di cui una delle due secondo noi va per forza confermata, per forza ma non c'è mai forza, ma insomma andrebbe opportunamente confermata perché è il residuo di una vecchia previsione del vecchio piano regolamento urbanistico che ci aprirebbe tutta una serie di problemi di contenzioso che sarebbe evitare. Quindi in realtà quella dubbia ai fini della misura compensativa è un'unica previsione, che se volete la guardiamo anche subito. Quelle due che rimangono le possiamo anche guardare perché sono solo due. Ma secondo me ha senso guardarle appunto rapidamente in modo tale da capire quel che si assegna, no? Ognuna. Me le dici le due TU? Però scusa Fabrizio, no. Le altre due andrà comunque valutato l'aspetto perequativo o mi sbaglio? No, ma nelle altre due in questo momento non sono accolte. Quindi se le accogliamo perdiamo 190 metri quadrati. Ah, ho capito. Ok. Io voglio dire, guardiamo di che si parla alla svelta, no? Si fa prima. Guardiamo. Poi si può anche decidere di riaggiornarci, però almeno guardiamo di che si parla, va bene? Siete d'accordo? Sì, appunto. Allora, la prima è la 111, è quella lì, bravo, la TU 1.12. Questo qui è un lotto che diciamo nel vecchio regolamento urbanistico era insieme alla previsione dell'albergo e è stato uno dei motivi per cui quell'albergo lì non si è mai attuato perché coinvolgeva questa piccola proprietà che non era interessata all'albergo, tant'è che tutte e due separatamente hanno fatto manifestazioni di interesse separate. Mi dite l'osservazione numero? È l'osservazione 111. Cioè questa qui è una proprietà che prima nel vecchio regolamento urbanistico era insieme all'albergo, no? E aveva già chiesto di essere esclusa dall'albergo e di avere una previsione per conto suo. Per contro, quelli dell'albergo non la volevano dentro l'albergo per ovvi motivi, perché e quindi l'ha chiesto semplicemente di essere separata. Ma aveva già l'area edificabile nel vecchio regolamento urbanistico, quindi questa qui, diciamo, avrebbe senso confermarla perché almeno risolve in via definitiva questo comparto che è 10 anni, 20 anni che rimane lì. L'unica cosa che mi permetto di dire, potremmo dargli, invece per fare cifra tonda su 190 di prima, dargliene 90 invece che 100, in modo tale da avere disponibili 200, diciamo, di tesoretto per l'altra previsione. Questa è la questione che potremmo magari valutare ora. Però su questo c'era anche il discorso della perequazione, se mi ricordo. Su questo ovviamente c'è la perequazione qui. C'è la perequazione, vi ricordo che... C'è la perequazione. Sì, infatti, qui però sulla perequazione era stato dato mandato di indagare quale poteva essere un elemento di perequazione e noi sulla base di un percorso partecipativo fatto su beni comuni c'era stato segnalato il recupero di un lavatoio sulla via che da Capezzano sale a Monteggiore, che parrebbe un lavatoio molto bello, importante, noto, eccetera. E quindi la perequazione sarebbe in questo momento questa, perché è chiaro che lì un parcheggio... L'altra volta si sospese questa qui perché si disse che la misura perequativa era troppo poca, perché lui offriva 50.000 euro, no? È così, Riccardo, è come dici te. Io... credo che qui, allora, va bene l'istruttoria che è stata condotta, c'è questa storia di cui bisogna anche un po' tener conto, perché chiaramente, insomma, un peso l'ha sopportato il cittadino non per sua responsabilità nel corso del tempo, urbanisticamente è in una zona, diciamo, sicura e l'impatto è molto relativo, forse un lavatoio soltanto è un po' poco, ecco, onestamente, come era stato già detto in commissione. Quindi qui si tratterebbe magari
Fabrizio, se riprendiamo quei documenti relativi al percorso partecipativo a cui fai riferimento, magari invece che uno di lavatori ne può fare anche due, e magari alla prossima commissione, no, si restituisce anche un valore di stima, no, di queste opere pubbliche. Mettiamoci anche il lavatoio di Vado, vi do un suggerimento, andatelo a vedere, casca a pezzi, quello veramente andrebbe recuperato. Allora, Graziano, vieni, avvicinati. Allora, lì su Monteggioli c'hai quello di Caneva e quell'altro sulla strada di Monteggioli prima di entrare in paese, se glieli vuoi dare tutti e due. Ma Ce l'hai perché tutti e due? gli diamo anche Vado, Secondo me, Maiori. scusate, non è la questione di uno o di due. È che io dovessi attuare poi io come ufficio questo intervento, cioè quant'è la cifra corretta, l'ammontare di queste opere di recupero? Perché cioè, può essere pochissimo come anche tanto, io non so Fabrizio, neanche. è giusto quello che diceva Manuela. Fabrizio? Sì. Oddio, allora, questo ragionamento che fa la Manuela è corretto, vale anche in altre situazioni più importanti, eh? Cioè, è chiaro che, quindi, cioè, questo problema esiste sempre, qui dipende dal progetto di opera pubblica. Io non credo si possa indicare una cifra. Quindi dobbiamo farci un'idea. Io vi dico la verità, io non ho presente la condizione dei lavatoi di cui stiamo parlando e quindi non ho idea di quanto possa costare il recupero. Però, insomma, se ce ne mettiamo due, io credo che cominci a essere un intervento che ha un certo valore. Chiaramente. Scusate, ora vi dico quel che mi aveva segnalato chi aveva seguito il percorso partecipativo, che coincide peraltro con quello che ci diceva Graziano. Graziano, che è proprio il lavatoio di Canova, che dovrebbe stare nella strada che sale verso Monteggio di Santa Lucia. Secondo le indicazioni lì intorno c'è anche un'area che può essere sistemata minimamente a verde, cioè con delle panchine, insomma un'area che può essere migliorata. Vi risulta, Graziano, che forse conosce il No, posto? ma lo conosco bene io quel posto lì. Ma che lì che misura perequativa è? Ma l'avete presente? Qual è il lavatoio di Canova? Bravo. Io scusate, ma facciamoli fare un intervento di restauro fatto bene di qualche lavatoio che ne ha bisogno Andatela, e che. andatela, andiamola a vedere a Vado prima, no? No, Andatela a vedere a Vado. non mente, hai ragione. Sulla Gora vado dove c'è anche una copertura che viene giù e che, insomma, secondo me, ecco, se sono interventi complessi ha senso che abbiano una dimensione di quel tipo lì. Quello Cioè, lì di Vado secondo me è più complesso perché c'ha la copertura, c'ha tutta una serie di. ci sono alcuni beni di questi che hanno un livello di vulnerabilità maggiore, cioè rischiamo di perderli, capito? Cioè, non è una Esatto. questione di. Però dicevo una cosa, commissari, possiamo. Può anche andare bene, no, la proposta che fa Riccardo, però siccome su questo tema è stato fatto un percorso partecipativo, no? Io suggerirei. Ci sta anche che ci sia anche il lavatoio di Vado lì, capito Riccardo? Non lo so. Dico, fu fatto un percorso partecipativo e furono segnalati una serie, no, di beni. Allora, magari Fabrizio, ti chiediamo uno sforzo in questo senso. Recuperiamo, lo faccio anch'io lo sforzo, nel senso che cerco di capire all'ufficio, credo lavori pubblici, chi ce l'ha. Recuperiamo i verbali di quel percorso partecipativo, vediamo i lavatoi che c'erano stati segnalati lì. E poi assegniamo a questa previsione urbanistica, diciamo, un lavatoio che non sia semplicemente un intervento manutentivo, per essere chiari, ma che sia un intervento sostanziale È di chiaro. recupero rispetto a una situazione di forte degrado. Cioè è chiaro che intervenire sul lavatoio può voler dire soltanto pulirlo se è in condizioni, no, strutturali e di conservazione buone, oppure fare lavori di, no, restauro o recupero. No, in funzione di condizioni invece peggiori. Quindi, Sì, se però non mi Riccardo. date questa mansione a me che io non sono uno che Ma anche può. se non è nel discorso partecipativo, Simone, se Cioè, andiamola a vedere questa noi. qui è una cosa che deve, su cui deve fare una verifica l'ufficio e darmi indicazioni di come scrivere la norma. Non posso No, fare io vabbè, perché. Riccardo, io non voglio dire che se non è nel percorso partecipativo si dice di no. A maggior ragione se è nel percorso partecipativo, capito che ti volevo dire? Nel senso Sì, ho che. capito.
Io ragazzi dovrei lasciarvi oggi. E siete d'accordo però, io gli darei 90 invece che 100, per il motivo che vi ho detto. Va bene. Così abbiamo disponibilità di 200. Ecco. La possiamo aggiornare, qui devo andare via. Secondo me comunque un criterio è che sono lavatori coperti, perché quelli di solito hanno sempre una problematica maggiore, a meno che non siano stati oggetto di intervento recente. Giusto. Va bene, lo verifico anch'io con l'ufficio lavori pubblici. Dai. Aggiorniamoci che ci vuole andare via. Io avevo fissato un appuntamento, ora è già mezzogiorno, quasi un quarto. Lunedì pomeriggio, allora. Ok. Fabrizio, te lunedì pomeriggio ci puoi essere quantomeno all'inizio per chiudere le schede norma? No, lunedì purtroppo non ci sono mai. No. Mercoledì? 27? Sì. Sì, mercoledì sì. Vabbè. E allora le riprendiamo mercoledì. Sì, tanto siamo in fondo. Qui. Vi saluto perché devo andare via io. Così c'è anche il tempo, c'è un pochino più di tempo per fare questa valutazione sulla perequazione spostata. Va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.